Allora, oggi è stata una giornata dura, però c'è sempre tempo per un tutorial GIS. Allora, vediamo, quello che facciamo oggi è un file CSV di coordinate GPS con dei valori, cerchiamo di modificarlo e esportarlo prima di tutto con QGIS, QGIS to Leaf, e modificando le icone e creando quell'effetto di cluster. E secondo proveremo lo stesso file a metterlo in bootleaf, però questo sarà il secondo video. Quindi il file CSV l'ho ricevuto, è questo. Se lo apriamo con qualsiasi programma di testor ha delle coordinate x, y. Però XY, ID, lat, long e delle somme. Ok, non so perché c'è XY, ID e lat, long, ma fa niente. Penso che si possano saltare tranquillamente. Apriamo QGIS. Ancora 2.4 perché va benissimo, infatti sto usando 2.4 perché nel 2.6 a me il QGIS to Leaf non funziona. Ok, già passato 1 minuto e 41. Aggiungi browse GPS CSV, apri, ho sbagliato perché devo aggiungere un comma separate value, browse, desktop, CSV to WebGIS, ok, eccoli qua, sì, me li ripeteva, lat, long, x, field, va bene, perché sennò x, lat, latitude è quella che va in su, è la Y, dovrebbe essere tutto a posto. CSV perfetto, ok, va bene l'Italia. Sembra che è tornata l'Italia. Per verificare se le coordinate sono tutte giuste, carichiamo il plugin, carichiamo OpenStreetMap sotto. Ok, questo solito problema, bisogna prima settare la proiezione perché ad un certo punto non la cambia più in automatico. Ok, sembra che l'Italia è giusta. Ok, apriamo la tabella. Quello che vorremmo creare è una serie di icone che sommano tutti questi valori che più o meno sono il personale di queste aziende. Per aggiungere una nuova colonna, questo qua in file CSV non possiamo editarlo, quindi dobbiamo trasformarlo subito in shapefile o in PostGIS come preferite. Quindi PT GPS, salva, add saved map, li ho inseriti nella mappa. Adesso possiamo andare ad aggiungere una nuova colonna con la somma di queste colonne. Apriamo il pallottoliere. Create new field, chiamiamolo somma. Qui ci mettiamo che personal 3 più personal 4 più personal 5 più personal 6 7 più 8. Qua è indifferente mettere 7 o 8, però visto che ci siamo ed è semplice, ok, questo ha effettuato la somma.
Adesso le altre colonne, bene o male, non ci servono più. E prendiamo l'editing, save, e andiamo a fare una colorazione graduale in base alla colonna somma. Ok, qui ho visto che diventano tutte bianche perché diciamo, la distinzione delle classi è a intervallo uguale. Questo mi ha generato che ha raggruppato probabilmente molti punti in determinate categorie. Se io faccio il tasto destro posso fare Show Future Count e mi dice che ok, 236 su un totale di 311 sono finite nella prima categoria. Questo non va bene, si può tranquillamente scegliere un'altra tipologia di classificazione. Di solito si utilizza Natural Break. Facciamo Delete All, Reclassify. Ok, qua sono venuti un po' più di colori e si possono provare anche altre. Proviamo Standard Deviation. No, non va bene. Me ne ha aggruppate tante nella prima. Questo che dice, ok, te ne metto tante in ogni categoria. Più o meno tante uguali nella stessa categoria. E questo diciamo che più o meno è quello che volevamo vedere. Questa mappa potrebbe essere subito pronta. Ricordiamoci di salvare il progetto. Scrivania. CS. Proge. Intanto sta registrando. Sì, 7 minuti. Questa carta potrebbe essere subito pronta per essere esportata in QGIS, in web. Facciamo una cartella, export, apri, facciamo un bel full screen e facciamo ok. Webmap 1 la crea, non so se me la apre in automatico, se no vabbè andiamo in ok, me la sta prendendo in automatico e questo mi ha creato la prima mappa. Le icone che ha scelto sono esattamente dello stesso colore che sono state scelte in QGIS. Proviamo invece ad esempio a creare delle icone, invece di essere colorate diverse, le facciamo anche di dimensioni diverse. Advance, scale in base a... Qua me lo nasconde, in base a somma. Forse è un po' troppo, però potrebbe expression. Ok, facciamo somma. Facciamo somma diviso. Facciamo diviso 100. Ok, questo è diventata subito una bella mappa in cui mi dice ok, questi qua sono più grandi e sono più piccoli, cioè il colore in base a classificazioni e la dimensione in base a quello reale. Proviamo a vedere come export se viene qualcosa di get layer di più di bello, cioè se lo stile viene mantenuto anche nell'export. Aspettiamo che lo genera, perché se lo mantiene potrebbe essere una cosa interessante, però non mi sembra che lo stia mantenendo. Niente,
la dimensione di queste icone non l'ha mantenuto, quindi dobbiamo fondamentalmente, anche se sarebbe stato bello che questo dettaglio delle icone sarebbe già pronto per esportare. Quindi, adesso incominciamo ad aggiungere un'icona. Ho visto sul forum di QGIS2diff che per aggiungere un'icona noi dobbiamo mettere una nuova colonna, chiamarla Create new icon exp. Ho visto anche direttamente lo sviluppatore di QGIS2diff che me l'aveva consigliato. E qua dobbiamo mettere il nome dell'icona. Per trovare un nome dell'icona, scegliamo una dal web, una a caso, icon map. Scegliamo questa. Save Images, Reception, l'avevo desktop, la mettiamo per adesso qui in export e poi vedremo a cosa serve metterla da una parte piuttosto che l'altra. Abbiamo visto che era reception.png, ok, mediante questo campo reception.png QGIS2diff riconosce che quella colonna è il campo icon. Get export webmap 3. Qua scegliamo anche stamen toner. Ok. Vai. Vediamo l'export su stamen toner. Cosa succede? Adesso sicuramente ci sarà un problema per queste icone. A parte che non me le ha separate, non so il motivo. No, non ha dato qualche errore. Ah, adesso. Ah, non mi ricordo se. No, è successo qualche errore nel. Probabilmente sta dando errori qua questa classificazione. Facciamo general single symbol. Questa classificazione dei vari. Graduate in base ai colori potrebbe dare qualche problema. QGIS2diff export. Ok, sì, sempre la 3. Vediamo se esce. Ah, non mi sta più dando. O probabilmente c'è qualche problema con Stamen. Incominciamo a dire che la cartella è diversa. Qua facciamo OSM standard e vediamo se il problema è questo. No, sta generando qualche problema. Oh. Chiudiamo un attimo tutto. Cancello quello che è stato creato negli export. Sì, a volte a fare le cose così un po' veloci poi genera problemi. Qua salvo, chiudo. Ritorno su Geospatial, QGIS.
Adesso dovrebbe tornare tutto a posto perché ha sempre funzionato. Quindi, ultimo progetto, open recent project. Ok. Attribute table, icon exp. Giustamente, se io scrivo icon exp e gli do 0 e gli do un campo che non è stringa, questo genera un bruttissimo errore. E adesso vi faccio vedere dove ho sbagliato. Questo delete. Save. Quando apro la tabella, calcolo in una nuova tabella icon exp, vi dovete ricordare di mettere non qua wall number ma text string reception.html adesso funziona. Quindi avevamo detto con export, qua mettiamo desktop, crea cartella, export, apri, cluster, full size, stamen-tomer, get, webmap 1. Gli dava proprio un errore. Ok, adesso le icone ci sono. Mi dà delle informazioni su queste icone, però sono non riesce a trovare l'immagine, non riesce a trovare l'immagine PNG, perché se noi gli diamo un valore così, reception.png, lui praticamente va a prendere l'immagine esattamente qui dove c'è la index. Lui, non trovando nessuna immagine qui dove c'è la index, niente, dobbiamo metterla. Quindi ritorniamo su map icon perché ho cancellato tutta la cartella e sì, sicuramente c'è nel cestino, ma prendiamone un'altra così quella era un po' sfigata che mi ha creato questo problema. Salvo immagine, la mettiamo in export, anche se non è giusto metterla lì in export, ma è giusto metterla qui dove c'è esattamente la index. Se adesso noi andiamo qui, ricarichiamo la mappa, ci sono tutte queste belle alci o muse. Sparse in giro per tutta l'Italia. Se noi ci scriviamo ancora. A fare le cose in fretta, guardate. Non è muse, ma se noi abbiamo scritto reception, deve essere reception.png e non muse.png. Aggiorna. Eccole qua le nostre belle alci. Allora, adesso mettiamo il caso che non vogliamo tutte queste alci, ma vogliamo che in base a questa classificazione valore graduato mi cambia anche l'icona. Quindi abbiamo visto che andava bene il quantile, apply, ok, però qua adesso gli dobbiamo dire che se allora non riesco a prendere il bordo del, forse qua è più facile, lo facciamo uguale qui. Se
Se la somma è minore di 6, prendiamo un'icona. Se la somma è minore di 88, prendiamo un'altra icona. Questa operazione si può fare o manualmente facendo summarize field somma minore di 6. Select, porto su in alto, mi dice tutte quelle che la somma è minore di 6, oppure QGIS ti permette di fare delle espressioni che la vado a prendere qua, è inutile. Queste espressioni mi permettono di calcolare più valori nello stesso momento. Quindi questa particolare espressione mi dice case when somma è minore di 6, mettimi icon 1. Poi dovrebbe essere when somma è minore di 88 icon 2, somma minore di 186 icon 3, di 356 icon 4, altrimenti metti icon 5. Sì, c'è qualcosa che non funziona. Ho scritto male un attimo il codice, ma tanto andiamo su internet, scriviamo QGIS case expression case else if. Sì, ci mancava un else if. Else, e mettiamo un bel else if, perfetto. When, poi else if, mi sa che non è giusto. Else if, vediamo se mi fa fare l'ok. No, no, è giusto scrivere case when a uguale, è giusto scrivere when. When, sì, allora else c'è qualcosa che non va qua, perché ce ne accorgiamo che non è questo l'errore, comunque che viene fuori l'ok, ma qui bisogna dirgli almeno qual è la colonna. Il connect fare ok e lui mette 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso se noi facciamo l'esportazione, abbiamo diverse icone, get layer, map 2. E adesso ci toccherà solo, perché tutte le icone non ci sono, dobbiamo scegliere questa, l'icona 1, poi mettiamo questa, mettiamo
mettiamo già direttamente qua icon 1. Icon 1. Poi scegliamo questa. Save my jazz. Icon 2. Icon 3. Comunque mi piace tantissimo questo QGIS to Live, perché ti permette di creare delle mappe in modo molto molto semplice. Bisogna seguire qualche regola un po' poco descritta. Spero che questo video possa permettervi di creare le mappe in modo più semplice. Eccole tutte qua. Pronte? Creato. Esattamente questo. Se volessimo togliere tutte queste informazioni, vi ricordo che l'avevo già fatto vedere anche nell'altro video. Si va in qua, dovrebbe essere questo, no, è quell'altro. Si va in Open with gphedit qua. Però vi consiglio di no, perché sennò l'ho spiegato troppo velocemente. Se io voglio togliere le colonne da qua, personal somma, eccolo qua, tr, io metto tr. In questo caso ho tolto tutte le colonne che mi si presentavano qua e ho lasciato solo somma. Adesso ci scrivo somma, ci metto SSS, il file è già salvato. Adesso nell'icone, nel pop-up, avrò solo SSS. Bene, questo è finito, ne faccio subito un altro. Stop. Un altro tutorial in cui vedrò sia bootleaf sia la dimensione delle icone.